1, 2, 3, proof, proof. Allora, io direi che intanto cominciamo, già che ci siamo. Esatto. E la, quello che volevo dire come prima cosa, dopo tanti anni che facciamo SHG, ormai dal 2007, fico, lo facciamo diretto on stage. Ero io da solo, ma aspetta, adesso anticipiamo tutto. Non anticipiamo, diciamo, raccontiamo tutto. C'è stata un'evoluzione nei chitarristi che è stata pazzesca dal punto di vista dell'espositore. Ieri ero allo stand e guardavo tutti quanti che suonavano e ragazzi, c'è una quantità di tecnica, ragazzi che suonano benissimo, che vanno veloce. Non so se vengono particolarmente nel mio stand proprio perché sanno che sono chitarre da shredder, ma in generale se ripenso a qualche anno fa dove si suonava di base solo pentatoniche, anche un po' stonate, non c'era quella grande tecnica nel pubblico, adesso vedo invece una crescita pazzesca di questo. È molto bello facendo chitarre da shredder, ovviamente. E ritornando indietro, nel 2007 per l'appunto io ho conosciuto questo signore qua, cioè in realtà lui ha visto me, che stavo facendo una demo, e poi mi scrive su MySpace, all'epoca c'era MySpace, mi fa, grande Giù, ti ho sentito suonare, belle chitarre, e io suono questa roba qua, e io in realtà ancora non ti conoscevo, avevo avviato l'attività da appena un anno, e vado a sentire e dico, c'aveva questo pezzo di Paganini, e dico, merda, è bellissimo, cavolo, è bravissimo, chissà se riusciamo a fare una collaborazione. Bene, da allora non ci siamo mai più scollati. L'unica cosa che mi ha chiesto all'epoca era, le chitarre sono belle, soltanto che io, se puoi, fammela a 7 corde, perché uso solo 7 corde. Questa è stata l'unica richiesta che hai avuto all'epoca. Allora io ho fatto questi 2 modelli, che suoni tuttora, sono ancora, hanno ormai 14 anni, e quest'ultima che vedete qui, invece, l'ho realizzata l'anno scorso come celebrazione appunto di 13 anni che suonavamo insieme, come collaborazione ovviamente tra liutaio e chitarrista, e è semplicemente lo stesso modello che io ho fatto nel 2007, poi ho consegnato nel febbraio 2008, aggiornato con tutte quelle che sono state le ultime tecniche che ho sviluppato come liutaio. Il mio nome è Giulio Negrini, sono lì allo stand GNG Guitars, non mi sono introdotto ma penso che ormai conosciate tutti. Grazie per essere qui alle 11 di mattina, spero che abbiate avuto il vostro caffè e quindi non siate troppo addormentati, apprezzo molto. Lui è Michele Vioni, suona per Michele Lupi dei White Snake, artista solista, e youtuber italiano, uno dei più visti in Italia come numero di visualizzazioni. L'anno scorso è uscito il suo primo album solista, e adesso ci presenterà appunto 3-4 brani. Buon, quindi buon concerto. E per qualsiasi domanda, c'eri, quasi quasi. Qualsiasi domanda, noi comunque dopo siamo lì allo stand e siamo disponibili per rispondere a domande sia io che Michele che altri ragazzi su tecniche e non tecniche. Abbiamo chitarre particolari con Funnet Fretting, True Temperament e tutti gli aggiornamenti più moderni della liuteria. Grazie mille e buon concerto. Se non ti dispiace, Giù, dico 2 parole al volo anch'io. Ok, proprio 2. Allora, come ha detto lui, ormai il suo dalizio dura da 14 anni, perché noi ci siamo conosciuti proprio 14 anni fa. E, che dire, un po' siamo cresciuti insieme, no? Perché comunque lui la liuteria l'aveva appena avviata, io ero all'inizio un po' al canale YouTube, suonavo già parecchie date, così, però insomma alla fine siamo cresciuti insieme. E la cosa spettacolare è che solitamente quando io gli chiedevo una chitarra, come ha detto lui, non c'erano mai richieste specifiche, perché io non è che, cioè io suono, però non è che conosco tutti i dettagli, tutte le cose di come si costruisce una chitarra. E fortunatamente c'era lui che mi trovava sempre le soluzioni giuste al momento giusto. Quindi le 7 corde perfette per me, perfettamente bilanciate di peso, di suono, di manico, perché io ho la mano piccolina. Insomma, lui sapeva tutto, io gli dicevo a me serve questo e questo, e lui mi presentava degli strumenti senza che io non li vedessi proprio neanche, tipo guarda lo sto facendo, figata, quando arrivavano erano perfetti. Poi evoluzioni, i tasti storti, che per anni ci hanno tutti chiesto cosa sono sti tasti storti, le 7 corde, le 8 corde, questo e quello. Fortunatamente c'era sempre lui a sviluppare le cose giuste al momento giusto. E quindi io sono riuscito a scolpire un po' il mio suono, il mio modo di suonare intorno a queste chitarre, che ormai sono come da anni e che non lascerò mai più, perché finché ne arrivano di nuove le piglio, come si dice. E quindi veramente sono super contento di questo sodalizio, spero che vada avanti proprio in eterno.
so, magari un giorno cambieremo vita, apriremo un ristorante giù, però lasceremo le chitarre appese al muro come collezionisti e così. Allora, l'anno scorso, come ha detto Giulia, è uscito il mio album, vi faccio sentire qualche brano qui, ok? Grazie mille, grazie per essere qui, grazie. Il prossimo brano parla del gatto. Noi siamo dei gattari, quindi tutto è relativo al gatto. Thank you.
Grazie mille, se c'è tempo facciamo un ultimo brano. C'è? Ah, perfetto. Allora, un brano che dà il titolo al mio album si chiama The Adventure So Far e il brano è dedicato alla mia dolce metà che è qui. Fate un applauso, Diana. Grazie. Thank you.
Non so voi, ma io ogni tanto avevo i brividoni un po' dappertutto. Grazie mille, Doc. Suo ultimo album è quello da cui sono stati suonati questi ultimi brani e ovviamente è uscito l'anno scorso, disponibile su diverse piattaforme. Per qualsiasi domanda, poi a Via Ossi o a me, ci trovate allo stand proprio qua a fianco, uscite, destra, GNG, e siamo lì. Grazie mille per essere venuti ancora, grazie Via Ossi.